ora andiamo da Sebastian e prendiamoci il nostro crucio. Finalmente inizieremo ad apprendere magie cattive. Il che non so se sia una cosa buona, ma... E tra l'altro sblocchiamo anche il cortile lastricato che non abbiamo. Il problema della mappa del teletrasporto è che... Sì, vedi tutti i punti dove teletrasportarti, ma... In punti come quello che è nascosto magari da un muro, da un ponte o dal... che ne so, non riesci a capire poi se devi farti un'altra strada o meno. Vabbè dai, 19 metri, voglio dire. C'è andata relativamente bene, infatti il teletrasporto è sopra. Ciao! Sei qui, molto bene. Sebastian, ciao, benvenuto. Ho ricevuto il tuo gufo, che è successo con Infaustus? Gli ho detto che non potremo evitare la magia oscura per sempre. Eh beh. Quindi più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le arti oscure, meglio sarà per noi. Purtroppo, solo i Gaunt sanno dove si trova l'entrata dello scriptorium e Infaustus non vuole dirmelo. Forse dovrei provare io a parlare con Infaustus. Tu? Magari ha un occhio di riguardo. Suppongo si possa provare, ma non farti illusioni. Infaustus è fastidiosamente testardo. Non è una novità. E chi non lo so è? So io dove trovarlo. Ti accompagno da lui e poi lascio fare a te. Andiamo. D'accordo. È da questa parte. Ti seguo. Stai allerta. Non sappiamo se siamo sorvegliati. Anche se questo non ci ha mai fermati. Ah beh, certo. Voglio dire. In realtà sì. Una volta ci hanno acciuffati. Quel maledetto poltergeist. È un vero fastidio. Lo so. Pix non è forse il più simpatico dei personaggi della saga, eh? Eccolo lì. Buona fortuna. Ah, tranquillo, ci penso io. Ehi là! Cosa ci fai tu qui? Come fai a sapere chi è? Ciao, Infaustus. Hai un momento? Di che si tratta? Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti devo le mie scuse, Infaustus. Prima non ti ho detto la verità riguardo al sotterraneo. Sebastian me l'ha mostrato. Voleva che avessi un posto sicuro in cui allenarmi negli incantesimi per mettermi in pari con i miei compagni. Non pensava fosse un problema per te. Mi sembra sensato. È solo che Sebastian ultimamente mi perseguita con una questione e lo trovo davvero frustrante. Lo posso dirmi capire. Che insiste ancora con quello... com'era? Scriptorium. Quindi te ne ha parlato? Sì, stavamo parlando dei fondatori di Hogwarts e me l'ha accennato. Non è entrato nei dettagli, però. Sì, è convinto che contenga la risposta per salvare Anne. Io invece penso sia pieno di magia oscura che è meglio non disturbare. Un attimo, tu non ci sei mai entrato? Certo che no. So della sua esistenza solo grazie alla mia zia preferita, Noctua. La pensavamo uguale sull'uso della magia oscura, a differenza del resto della famiglia. E infatti immagino che anche lei non sia ben voluta. Famiglia che Salazar Serpeverde fosse ben più di un mago ossessionato dalla purezza del sangue. Okay. Aveva sentito dire dello scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui. Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. Scriveva con regolarità a mio padre per aggiornarlo sui suoi progressi. Poi un giorno sparì. Da allora nessun altro ha cercato di entrare. Comprendo la tua prudenza. Non sei curioso di sapere cosa c'è dentro. In effetti è un po' inquietante. Certo, potremmo scoprire cosa è successo a tua zia, ma non sembra un'impresa priva di rischi. Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Non voglio che accada di nuovo. Lo so. Non è detto che la storia sia... Esatto. Inoltre, se davvero tua zia la pensava come te... Potrebbe essere un modo per onorare la sua memoria. Troveresti risposte su Serpeverde e Sebastian potrebbe trovare una soluzione per Anne. Tua zia era da sola, ma noi potremmo unire le forze. Capisco quel che stai facendo. E ti confesso che mi hai convinto. Non è scemo, l'avevamo capito. Molto bene. Ti dirò ciò che so. Recupera Sebastian. Vi aspetto. Vieni, Sebastian! Spero che non dovrò... che non dovremo pentircene. No, Sebastian, non penso. Da questa parte. Però credo io questi invece che dovremmo accendere allo scriptorium. Incendio! A me non l'hai voluto dire neanche quando ti ho implorato. Non sei stato tu a dirmi quello che avevo bisogno di sentire. C'hai ragione. Aprire la porta ha qualcosa a che fare con il numero 3. Beh, tre teste sono meglio di una. Il detto è: due teste sono meglio di una. E a logica, tre sono ancora meglio di due. Esatto. È una questione algebrica, Infaustus. Allora, immagino e ipotizzo sia giusto che devo cercare sti cosi qua che siano forse a tre teste. Proviamo. Oh, wow. Speriamo di essere pronti. Cioè, scusami, quanti anni fa è morta tua zia e quante
persone non hanno mai provato ad accendere sti fuochi, scusami. Che passaggio infausto. Porca troia. Mi astengo dal fare commenti. Esatto, bravo. Dai, era una battuta divertente. Ma vaffanculo. Allora, dammi un attimo che accendo la luce. Allora, che cosa abbiamo? Una lettera? Guardiamoci intorno. Allora, qui abbiamo una lettera. Devo dimostrare per ragione, non dobbiamo usare le arti oscure come ordine della famiglia. Quando raggiungerò lo scrittorio avrò le prove che dimostrano la conoscenza di Salazar era più estesa di questo di quanto crediamo. Scritto a mio fratello, ora sa come ho ottenuto l'accesso all'ingresso del corridoio e che non c'è un percorso diretto verso lo scrittorio, ma un labirinto di innumerevoli sfide da affrontare, la Madonna. Spero che mio fratello mi segua così da poter studiare insieme l'eredità del nostro antenato. L'annotazione di un diario firmata da Noctua Gaunt. Gaunt? Infaustus, una tua parente è stata qui. Lo so, era mia zia. Lo sapevi? E non mi hai detto nulla. Infaustus, qui si dice che ci saranno innumerevoli sfide da affrontare. Esatto. Per questo ha detto che potrebbe essere pericoloso. Zia Noctua ha condiviso le sue informazioni. Basso rilievo rappresenta una persona che affronta un serpente. Deve essere quella la voce che sento. Cioè, mi stai dicendo che sei rettilofono pure? Sei un citofono? Citazioni di alto livello. La voce è antica. Senti una voce? Tutto è iniziato quando hai riparato il basso rilievo. Ho sentito un sibilo che diceva parlami. Sono un rettilofono. Posso comprendere e parlare con i serpenti. Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti di Salazar Serpeverde. Ecco, quando mai? Mi piacerebbe poter parlare ai serpenti. Non invidiare chi parla il serpentese. È una allora spesso associata con i maghi oscuri. Allora non parlo da una vita, ma scommetto che se lo faccio allora la porta si aprirà. Spero tu ci stia ripensando. No, uno. E due, secondo la logica del film, basta apprendere il linguaggio, cioè basta ascoltare qualcuno che parla serpentese per imparare il serpentese, quando non è così. Cioè Ron parla il serpentese aprendo la porta della camera dei segreti perché ha sentito Harry parlare il serpentese nel sonno. È stupida la cosa. Niente affatto, comunque. Non vedo perché dovremmo fermarci ora. È buffo. Quando me ne andai da casa promisi di lasciarmi le arti oscure alle spalle. E invece eccomi qui. Indietro. Che non puoi mai sfuggire alla famiglia. Una cosa del genere. Ha funzionato. Infaustus possiede una rara abilità. Viste le abilità di entrambi, inizio a sentirmi escluso. In che senso? Io non importa. Esatto. Chissà se ci sarà magia antica. La strada giusta. Revelio. Salazar Serpeverde deve aver voluto rendere le cose difficili. Confringo! La porta da cui siamo entrati si è chiusa. E davanti a noi le porte sono più di una. Allora, Revelio, esamina attentamente ogni porta. Però sto serpente è illuminato. Il quadrante richiede concentrazione. Zia Noctua diceva lo stesso. Potrebbero volerci parecchi tentativi per risolvere questo enigma. Anche perché non so cosa devo fare, quindi. Orca puttana! Salazar Serpeverde non ci ha reso le cose facili. Ah, non l'avevo visto. Quindi sopra uno e sotto il serpente. Ok, dammi un secondo. Facciamoci un giretto prima. Incendio! Appunto di Noctua Gaunt. Salazar ha nascosto lo scrittorio nelle profondità di Hogwarts. Temo di smarrirmi in questi corridoi cupi. Sono una sua discendente, tuttavia mi sento come un ospite sgradito. Accendere queste braciere nel corridoio aiuta. Non mi perderò d'animo ed avanzerò nella sfida una dopo l'altra. In questa annotazione menziona il fatto di sentirsi come un ospite sgradito. Revelio. Povera zia Noctua. Quindi questa è per questa porta qui. Questa è per questa porta. Sopra il cerchio, sotto il serpente. Non era difficile. L'importante è ricordarsi facendo i simboli. Facendo combaciare i simboli. Stavo per farlo io, ma sei arrivato prima di me. Complimenti. Come no. Un'altra annotazione. Un serpente e un braciere. Ho sbagliato la posizione del quadrante e mi ha colpito il volto come fosse un vero serpente, ma devo trovare un modo per proseguire. Per il bene della mia famiglia, i ragazzi non dovrebbero seguire le vecchie tradizioni. Lo scrittorio deve contenere le prove che dimostrano la nostra eredità è molto più estesa di quello che sembra. Infaustus, tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Proprio così. Lumos. È questo che le volevo bene più che a chiunque altro.
Allora, onestamente, approfondire la trama di un personaggio come Salazar non mi dispiace come idea. Quindi abbiamo Demone Cornuto e... boh, un simbolo. Quindi Demone Cornuto e porta. Il simbolo, questo qua. Deve essere una cosa di famiglia. Fatto. Senti che parla. Quel rumore mi è sembrato promettente. Lo so, sono bravo. Un quadrante risolto. Lumos. Ottimo lavoro. Intanto tu che stai facendo, Sebastian? Dove sei? Comunque, ci manca una porta e abbiamo trovato la quarta annotazione. Straordinario, questa avventura è faticosa ma gratificante. Presto troverò lo scrittorium e scoprirò i segreti che celano all'interno. Salazar avrà grandi progetti in serbo per noi, lo so. Noctua parla di sfide dolorose e ardue, ma anche di ricompense. Ma c'è un topo che mi preoccupa. Ecco appunto. Io invece ho sentito solo ricompense. Andiamo. Ecco, quando mai. Bella casacca. Ci attendono altri misteri da risolvere. Lo so. Esplorate ogni corridoio. Non è detto che portino dove sembra. Quello è il basilisco. O meglio, la rappresentazione reale del basilisco. Nelle storie antiche il basilisco è sì un serpente, ma creato con tanti pezzi, unendo, se non sbaglio, un pollo, un serpente, con comunque parti di altre cose. Per esempio le ali sono da drago. Comunque, pesce e... piramide. Pesce e piramide. Non molto ospitale il creatore, no? No, questo! Ok. Ma cosa c'ha in mano? Ottimo lavoro. Siamo sempre più vicini a scoprire lo scrittorio. E tanto, come se voi steste facendo qualcosa d'altronde. Lumos. Ho intravisto cosa ci aspetta più avanti. È questo posto inquietante. Ma non possiamo fermarci ora. Lo devo a mia zia. Quello c'hai ragione, però... credo già di aver capito che cosa dovremmo fare. Siamo bloccati di nuovo. Salazar serve. Crucio, lo sapevo. Lo sapevo. Guarda, appena ho visto la porta con ste urla, avevo già capito. E infa, credo di aver trovato tua zia. La Madonna. Ho perso le speranze, sono bloccata. Ho udito un urlo e ho visto i volti torturati. L'unico modo per proseguire è lanciando una maledizione senza perdono. Ma anche se volessi, non c'è nessuno scrupolo e potrei lanciarla. Salazar Serpeverde ha davvero creato una sfida perfida. Nell'ultima lettera che ho inviato a mio fratello, l'ho invitato a venire qui. Se verrà a cercarmi da solo, l'avrò condannato a una morte certa. Nonostante le nostre differenze, non gli auguro alcun male. Avrei preferito che ci fossimo salutati in buoni rapporti. In Faustus. Uno scheletro. E l'ultima annotazione, ecco, di Noctua. Dice di essere rimasta intrappolata qui da una maledizione senza... E lui ora non vuole mai più qui farle. È dove è morta. Dove moriremo noi. Non avrei dovuto darvi retta. In Faustus, mi dispiace molto per tua zia. Ma io so cosa fare. Esatto. Sarà difficile. Seba, se devi farlo, farlo su di noi. Hai detto che sai cosa fare? Quei volti torturati sulla porta e la parola crucio incisa nella pietra. Credo che dovremo usare la maledizione Cruciatus per riuscire a passare. Ecco perché Noctua è morta. Non aveva nessuno su cui lanciare la maledizione. In Faustus ha più esperienza di noi. Dovrebbe farlo lui. Tu sembri essere nelle sue grazie. Ti andrebbe di chiederglielo. Ma sei tu suo amico. Esatto. Tu lo conosci meglio di me. Beh, augurami buona fortuna. Vorrei avessimo un po' di fortuna liquida. Ce l'ho! In Faustus. Aspetta, guarda, per sfregio. Che è l'ultima cosa che vorresti fare. Sì, esatto! Pensavo mi conoscessi meglio! Ma Lumos, in questo caso è diverso. La persona su cui lo lanci avrà dato il suo consenso. Revelio! Non sarà una vittima innocente. Oh, dobbiamo aprire un attimo la porta. Devi lanciarla con convinzione o non funzionerà. Come Lumos, tutte le maledizioni senza perdono. Dovrà essere uno di voi a lanciarla. Il che vuol dire... E ora che facciamo? In Faustus si rifiuta di lanciare la maledizione Cruciatus. Ridicolo! Come se morire qui fosse un'opzione preferibile a quel dannato incantesimo. Guarda che ti, allora che ti sento, non, so, non sono scemo. Crucio, o posso lanciarlo su di te? Un attimo, non mi avevi detto di saper lanciare Crucio? Perché non sono sicuro di riuscirci. In Faustus lo sa, ma non ci ha lasciato scelta.
Non ci tengo a fare la fine di Noctuagont. Posso quantomeno provarci. Sono cieco, non sordo, stronzo! Molto bene, non voglio imparare la maledizione, voglio imparare la maledizione, ma sarai tu a lanciarla su di me. Insegnami la maledizione e lanciarla su di te. Insegnami la maledizione, ma non ho intenzione di usarla su di te. Lanciala tu a me. Non lo dimenticherò. Lo so. Quindi, dammi tutto. Ok. Triangolo, X, quadrato, cerchio. Facile. Ecco qui. E la nostra prima maledizione senza perdono è stata presa. Dai, dammi tutto quello che hai. Crucio! Sto pensando di togliere i sottotitoli. Per così avere le immagini pulite. Madonna, che effetto! Bello! Stai bene? Minchia! Il dolore era indescrivibile, ma sopravviverò. Andiamo avanti. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato lo scrittorio. Il cappello di Willy Wonka che abbiamo trovato. Ah, non riesco a credere che siamo qui. Ma tu non volevi neanche esserci, stronzo. Vaffanculo. Comunque. Scriptorium di Salazar Serpeverde, una stanza segreta e ben protetta sotto Hogwarts, dove Salazar Serpeverde sembra aver passato molto tempo a ideare piani a lungo termine riguardanti la popolazione studentesca e a riflettere sulle sue divergenze con gli altri fondatori di Hogwarts. Non ci ha detto granché, però è bello saperlo. Salazar aveva, mamma mia, un fetish per le stanze segrete, mi sa. Dunque, che cosa abbiamo qui? Libro di incantesimi di Serpeverde. Allora, calmi un attimo. Cioè, se ci pensi, siamo in una stanza che probabilmente pochi conoscono e che non sarà visitata da una marea di tempo. E noi stiamo per bere da un calice direttamente toccato dalle labbra di Salazar Serpeverde che non viene lavato da millenni. No, millenni no magari. Però, una nota direttamente di Salazar sarebbe una roba di estremo valore da avere. Temo che non raggiungerò mai un accordo. Su questo è vero, infatti, alla fine Salazar andrà via da Hogwarts. E infatti, è con la morte nel cuore che devo allontanarmi da qui. Lascerò la creatura nella sua stanza. E infatti ecco la rappresentazione del basilisco prima. Immersa in un sonno profondo finché non sarà risvegliata da uno spirito concorde. Un discendente del risposto a rimediare... Ah, oddio, sono stupido. Sono stupido, ho appena realizzato una cosa. Non l'ho collegato fino adesso perché stavo pensando al gioco, ma oggettivamente nella storia... Cazzo, Voldemort è un discendente dei Gaunt. Sono stupido. Disposto a rimediare i danni causati dall'impudenza. Qualcuno che possa liberare la scuola dagli indegni che imbratteranno il mio regno. Voldemort, quando libererà, dopo tanti anni, appunto, il basilisco. Basilisco che ucciderà Mirtilla. Cioè, oggettivamente, a livello della trama del mondo di Harry Potter, tutto questo è una roba wow. Sebastian, in Faustus, qui c'è un libro. Hai trovato qualcosa? No, te l'ho appena detto. Cosa trovate? Io controllerò in giro. Cosa devi controllare? Vi ho appena detto che ho trovato un libro. Cazzo, cagatemi. Che cosa ne pensi? Sembra una sorta di libro di incantesimi. Incredibile. Un oggetto appartenuto a un fondatore di Hogwarts. E questo non dovrebbe essere una roba tanto presa alla leggera. Non gli abbia mai detto di sua zia e del suo ritrovamento. Che ne farai del libro di Serpeverde? Lo leggerò, come ogni altro libro. Un'abitudine che ho sin da piccolo, dato che i miei erano insegnanti. Non è che ci fossero alternative in quell'epoca. Direi di esplorare questa stanza. Quello sì, anche perché c'è un altro forziere. Che meraviglia. Questo posto mi mette a disagio. Meglio non attardarci. Proviamo un'uscita. Io non voglio andarmene, ma vi devo tanto, a tutti e due. Quello sì. Senza di voi non saremmo mai giunti qui. Esatto. Siamo stati fortunati. Saremmo potuti morire. Dobbiamo giurare di non farlo mai più. Su quello ne dubito, però. Avevo ragione, questa era un'uscita. Oh, ma aspetta. Ma io vedo un forziere, Reveglio. Come lo raggiungo? È la miglior notizia che abbia ricevuto. La conosco anch'io, non ti preoccupare. Volevo cercare però quel forziere. Ma credo che non sia qui su questa parte di mappa.
Ah beh certo, voglio dire, perché no? Su tua zia... Per favore, Sebastian. Dicevo sul serio prima. Dobbiamo giurare qui e adesso che non avremo mai più nulla a che fare con la magia oscura. Capito. Mi dispiace molto per tua zia, Infaustus. Dubito che lasceremo perdere. Sapere cosa è successo è comunque un sollievo, dopo tutto quello che abbiamo passato. Grazie. Ma va, ci mancherebbe, voglio dire. Ciao, Infaustus. Non dirmi che questo è il bagno... Lavandino di Serpeverde. Su uno dei rubinetti notturni di questo lavandino apparentemente banale si trova nel bagno delle ragazze inciso un piccolo serpente. Nessuno sa cosa significhi. Chi lo sa? Ok, ultima mini missione rimasta. Andiamo a sentire che cosa ha da dirci Natti. E già che abbiamo anche la pozione Felix attiva e abbiamo finalmente Alomora di livello 2 e ci sono serrature ancora che non ho fatto, prendiamoci un po' tutti i forzieri che troviamo. Bello l'orologio. Ecco fatto. Con tutta la roba che ho venduto ho fatto un bel po' di monete. E comunque, rispetto a quello che dicevo prima sui vestiti, forse il modo migliore per trovare dei vestiti a livello massimo di buona qualità è proprio comprarli. Forse comprarli adesso non conviene. Vedremo più avanti. Ehi Natti, ciao di nuovo. Bene. Questa è la casa del signor Beagle? Credo di sì. Dovrebbe avere delle prove contro Arlo. Dobbiamo parlare con lui. D'accordo. Dove sarà il mio Arci? Se gli succedesse qualcosa io... Oh, fammi indovinare, devo trovare il bambino scomparso. Va tutto bene? Stiamo cercando il signor Beagle. Mio marito. Ah no, ecco. È morto. L'ha ucciso lui. Oh, mi dispiace moltissimo, signora Beagle. Chi è questo lui? Teofilo Sarlo! Ne sono certa! Erano settimane che minacciava mio marito e... Dov'è mio figlio? Dov'è Arci? Oh, Maronna! Sicuramente suo figlio sta bene e non l'avrà rapito Arlo. Non per spaventarla, ma è possibile che sia stato rapito da Arlo? Non vedo la sua sacca. Quindi potrebbe essersene andato da solo. Magari è in giro a esplorare come suo solito. Spero non fosse qui quando Arlo... Oh, signora, il vestito, che quando succede? Mio marito... Da che parte potrebbe essere andato, Arci? Ha un piccolo nascondiglio nella foresta. Signora, se sa tutte queste cose, perché non va a controllare invece che piangere? Oggettivamente, Arlo fare del male prima del tempo. Padre. Non posso andare a cercarlo. E se tornassi a casa? Ok, c'hai ragione. Forse sono stato io troppo affrettato, però che cazzo? Signora Beagle, troveremo suo figlio. Grazie. Oh cielo, che farò ora? Aspetta qui che suo figlio torni, che tanto lo troveremo. Voglio dire. Niente paura, signora Beagle. Riporteremo Arci. Dove sei? Quando ho portato all'agente Singer la lettera che abbiamo trovato, mi ha parlato del signor Beagle. Ha fatto esattamente come noi. Ha portato all'agente Singer le prove per incriminare Arlo. Speravo di poter parlare con lui di ciò che ha scoperto, ma ormai è troppo tardi. Magari la moglie sa qualcosa. Cosa ha detto l'agente Singer della lettera che le hai portato? Mi ha ringraziata, ma era evidente che pensava che non fosse abbastanza. È un peccato che gli ipogrifi non sappiano parlare. La tua amica alla forte potrebbe darci tutte le prove che ci servono certo. Per incriminare Arlo. Ah, ci servirà qualcosa di più. Questo sarebbe il nascondiglio di un bambino. Arci, quello di cui ci ha parlato la signora Beagle. Arci! Arci Beagle! Scusami un secondo. Non avrebbe mai ridotto in questo stato il suo nascondiglio. Qualcuno è venuto a cercarlo. No, la vera domanda è che cazzo... l'unico modo per scoprire da che parte è andato. Sto drago è qui da poco o è da qui da centinaia di anni? Perché, cacchio, non è rassicurante vedere una roba del genere davanti al nascondiglio di un bimbo, eh. Di Arci. È andato da questa parte. Andiamo a seguirlo. Ci sono dei soldini. Pensavo che a questo punto avremmo trovato Arci. Temo continuerà a scappare se qualcuno lo insegue. Se è Arlo che lo sta inseguendo, spero solo che tu abbia ragione. Quelli come Arlo non ci pensano due volte a uccidere i nostri. Oh. Dobbiamo sbrigarci a trovare Arci. Ah, a proposito, fermi un secondo. Abbiamo finalmente sbloccato una maledizione senza perdono, perché non dovremmo usarla? E parentesi nella parentesi, perché non dovremmo anche potenziarla?
Voglio dire, scaglia un proiettile che maledice un bersaglio vicino. Perché no? Voglio dire. Ma Crucio, una cosa che non ho capito, fa danno fisico effettivo o comunque è solamente un danno che lo ferma per tot tempo? Lupi, prepariamoci a combattere. Ma va a cagare, sono su lupi, che cacchio. Crucio! Aiuto! Beh, non è stato difficile. Meglio dare un'occhiata intorno. Ho appena scoperto che prende la pelle di lupo, fa un ululato. Beh, qui c'è una borsa. La sacca di Archie. Perché avrebbe dovuto lasciarla qui? Probabilmente era distratto perché stava fuggendo da Harlow. Ne dubito. È il momento di usare di nuovo Revelio. Revelio! Archie è andato da questa parte. Eccole qua. Ho una brutta sensazione. Harlow deve avere un motivo per inseguire Archie. Mi chiedo cosa abbia visto Archie. Spero non Harlow mentre uccideva suo padre. Beh, anche fosse, superato. Non credo che un bambino cercherebbe di vendicarsi in questo modo. Nel senso, dovrebbe capire che non c'è modo di vendicarsi contro un adulto capace di uccidere il padre. Beh, oddio, potrebbe anche farlo. La strada si divide. Abbiamo di nuovo bisogno di Revelio. Varie impronte di diverso tipo. Di qua. C'è un orsetto. L'ha raggiunto qui. Si mette male. Sono andati da questa parte. Ah, oddio, un Terstal quello. Fermi. Fanculo il bambino. Io voglio il Terstal. Arresto un momento. Fermo. Preso. Dei Terstal. Ah, è vero. È vero che lei li aveva visto qualcuno morire, se non sbaglio. Fermo lì. Ho visto morire qualcuno. Poco dopo ho visto il mio primo test. La loro presenza mi è stata di conforto. E lo è tuttora. Ecco fatto. Credo che chi vede morire qualcuno se lo meriti un po' di conforto. Eh beh, certo. Però mi sembra che sono tutte femmine quelle che ho preso. Ma scusami un secondo, ora che ci penso. Come fai a vendere un Terstal volendo? Anche volendo. Come fai? Cioè, il venditore dovrebbe avere un'esperienza di morte per poterli vedere. Mia madre era al gruppo e mi sono sentita impotente. Da un certo punto di vista è passato tanto tempo. Ma da un altro sembra ieri. Scusami, non volevo colpirti. Sto a vederlo come se l'avessi davanti. Ti mancherà molto. Eh beh. Mio padre è un uomo meraviglioso. Scusami. Proseguiamo. Dobbiamo trovare Archie. Revelio. Eccoli qua. Ma, giusto curiosità, ma se io avessi preso adesso il Terstal, me lo contava come cavalcatura o è solo una cosa in più che abbiamo grazie ai DLC? Oh, fermo lì. E muori. Porca troia, è esploso. Fermo lì. Madonna, di che livello sono? 33 questi. Porca miseria. Becca di questo. Crucio. Expelliamo. Livello. Morto. È stato facile. C'è anche una prova di Merlino. Madonna, in sta zona c'è di tutto. C'è la prova di Merlino, c'è il coso della magia antica. Adesso qui c'è la missione. Bimbo, sei vivo? Madonna. Ah, beh, certo, sto dicendo, quanto è grosso sto posto. Che questa tenda fosse così grande all'interno. Magia di espansione. Io pensavo che sta missione sarebbe stata secondaria, ma nel senso andiamo, parliamo e ci vediamo la prossima volta io e te. Credi che abbia visto tutto? Certo che sì, altrimenti perché sarebbe fuggito? È solo un bambino. Dovremmo lasciarlo andare. Questo è il genere di cose che potrebbe attirare attenzioni indesiderate. Certo. Al suo ritorno sarà Harlow a decidere che cosa fare. Mi sembra giusto. Vedi custodatus. Ecco fatto, risolto il problema. Resta ferma lì tu, eh. Non mi guardare. Brava.
Ma Natti, ecco, stavo dicendo, è invisibile lei? Katrin Haggarty. Tra l'altro, come cacchio fanno a essere così avanti di livello questi? Expelliarmus. Crucio. Porca miseria, che botta. Expelliarmus! Ripeto! Quella è mia! Levioso! Non farlo! Quanto mi piace quando riusciamo a fare ste combo incredibili! No, comunque, Crucio alla fine sì è una maledizione e tutto il resto. Il problema è che non fa danno. Cioè, per carità, blocca il nemico e tutto il resto. Aia! Expelliarmus! Ecco fatto. Incendio. Ups, sbagliato. Oh, sbagliato. Fermo. Comprimo. È ancora vivo l'ultimo? Voglio ammazzarlo lanciandogli le robe. C'è da dire che il boss di questa zona l'abbiamo, madonna mia, devastato. Dove sei, bimbo? Qua sotto, ok. Tra Expelliarmus, Crucio e magia antica l'abbiamo proprio, pum, fatto esplodere. Bimbo, dove sei? Ti prego, ah, dentro la gabbietta per gli animali. Arci Beagle. Ci pensi tu? Come fai a sapere chi sono? Tua madre ci ha mandato a cercarti. Sono così felice di vedervi. Arci, abbassa la voce. Ma per cosa? Abbiamo ammazzati tutti. Dobbiamo riuscire ad aprirla. Ci pensi tu o ci penso io? Vabbè. Alo Mora. Ecco fatto. Lei riesce a aprire 4 serrature con un colpo di bacchetta e devo farlo io sta cosa. Un uomo di nome Arlo. A parte che sembra Charlie Bucket. Ha ucciso mio padre. Ci dispiace immensamente, Archie. Non gli permetteremo di farla franca. Ma prima di tutto dobbiamo riportarti a casa. Grazie per avermi salvato. Ma a parte che non hai la voce di un bambino di 10 anni. Ora vediamo di riportarti a casa. Conosciamo un percorso sicuro. Si chiama teletrasporto. Ecco qua, signora. Tutta contenta? Archie, sei qui. Sei vivo. Mamma. Oh, mamma. Oh, mamma, mamma, sono seduto. Quelli che mi hanno preso parlavano di loro. Quali amici, tesoro mio? Il signore e la signora Rabe. E il signor Filbert. E hanno parlato anche di Otto. Parlerò con loro. Tu corri dentro. Sì, mamma. Gli amici di suo marito che sono... Che è successo? Cos'è stato? Come lo era lui, sì. Ho visto come un... posso aiutare? Un secchio rotolare e distruggere tutto. Mio marito era un mago potente, eppure Arlo ha avuto la meglio. Beh, una vada cadavra uccide chiunque, signora, voglio dire. Ah, è già sulle nostre tracce, forse voglio dire. Forse è già troppo tardi. Ah, Arlo è magico quel coso. Allora non fatelo arrabbiare ulteriormente. È molto più pericoloso di quanto pensiate. Vi prego, state alla larga da lui. Ne dubito, signora. Mi dispiace molto per suo marito. Grazie. E grazie anche per aver ritrovato il mio Arci. Di nulla. Non potrò mai sdebitarmi per la vostra gentilezza. Niente paura, signora Beagle. Come diceva sempre mio padre, la pioggia non cade mai su un solo tetto. Siamo sì. Qui per aiutarci. Non può piovere per sempre, Natti. Vaffanculo, dai, tu e le tue frasi fatte. Per scoprire di più sugli amici del signor Beagle e su cosa vuole Arlo. Completa le missioni degli amici. Te la riferirò immediatamente. Grazie per l'aiuto. Grazie a te della compagnia. Wow, cos'è, la festa di San Patrizio questa?